Quello che ci occorre per realizzare la nostra slitta di Natale è innanzitutto una base più gli slittini che andremo a montare in seguito, quindi di legno. Abbiamo la base che misura 25x40 più i due slittini. Andremo a lavorare il tutto con la fettuccia. Io ho scelto il colore bordeaux e andremo a lavorare la fettuccia con l'uncinetto numero 8. È il primo giro dove dovremo entrare con i fori. Usiamo un uncinetto più piccolo, un 516, un numero che avete in casa. Quindi questo è il materiale che ci occorre. E adesso vediamo subito come realizzare la nostra slitta. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Quindi partiamo subito prendendo il nostro uncinetto più piccolo, la base. Andiamo a inserirci con l'uncinetto in un foro qualsiasi del nostro fondo, non ha importanza da quale fondo partiamo. Estraiamo il filo, in questo modo il nostro cappietto. Andiamo a puntare nel foro successivo. Prendiamo il filo, lo tiriamo su e facciamo una maglia bassissima o un punto catenella. Dopodiché entriamo nel foro a fianco, di nuovo agganciamo il filo, lo estraiamo e facciamo di nuovo un punto catenella. E ripetiamo questo procedimento per tutti i fori della nostra base. Allora, dopodiché prendiamo il nostro filo, andiamo a inserirci in un punto, io mi inserisco subito qua prima della curva, in questo modo, aggancio il filo, lo facciamo uscire, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso foro e nello stesso punto, diciamo, e facciamo una maglia bassa. Lavoro solo la costina più esterna del punto, quindi vedete che mi infilo qua con l'uncinetto, l'ho cambiato, sto usando l'otto, e mi infilo solo nella costina così più esterna del punto. Con l'uncinetto prendo e lavoro una maglia bassa. Allora, ho iniziato subito prima della curva perché? Perché tutti i lati dritti, diciamo, andremo a lavorare una maglia bassa per punto, mentre nelle curve, nei quattro punti che curvano, quindi 1, 2, 3 e 4, vedete, nei quattro punti che compongono la curva, quindi questi quattro, andremo a lavorare due maglie basse per ognuno di essi. Quindi con l'uncinetto mi inserisco nell'asolina più esterna qui del punto, lavoro una maglia bassa, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia bassa. E ripeto lo stesso procedimento anche per i tre punti seguenti. Fatto ciò, riprendiamo a lavorare una maglia bassa per punto fino ad arrivare di nuovo nei quattro punti della curva successiva, dove di nuovo faremo gli aumenti. Poi lavoreremo di nuovo una maglia bassa per punto fino ad arrivare ai quattro punti della curva successiva, tutte le maglie singole, quindi una per ogni punto, e di nuovo i quattro punti negli angoli dove invece andiamo a raddoppiare così come abbiamo appena visto. Ok, quindi adesso prendiamo di nuovo a lavorare una maglia sola per punto fino ad arrivare al prossimo, diciamo, angolo. Quindi procediamo in questo modo e mi raccomando, nelle curve aumentiamo sempre nei quattro punti che abbiamo individuato e procediamo in questo modo per tutto il giro. Allora, terminato il giro, questo è il risultato finale. Adesso partiamo a lavorare quello che è il vero e proprio, diciamo, bordo della nostra slitta. Partiamo puntando qui nell'asolina più esterna, diciamo, del nostro punto, perché andiamo a lavorare in costa, e quindi facciamo un giro di maglia bassa dove prendiamo solo questa asolina del punto, vedete, non tutto il punto che sarebbe così, questo sarebbe se prendessimo tutto il punto, invece noi andiamo a prendere solo questa asolina e facciamo una maglia bassa. Andiamo a lavorare tutti i punti come si presentano senza più aumentare, in questo modo facendo un giro intero di maglia bassa.
Vedete? In questo modo. Procediamo così per tutto il giro. Adesso, terminato anche questo giro di maglia bassa, andremo a lavorare a punto spiga, quindi andremo a puntare qui al centro della nostra maglia bassa e andremo a lavorare tutte le nostre maglie basse, però prese, diciamo, qui dove si forma questa sorta di V. Vedete? In questo modo. Quindi lavoriamo sempre i punti così come si presentano, presi questa volta in questo modo. E andiamo a creare quello che sarà, diciamo, il corpo vero e proprio della nostra slitta. Quindi andiamo a realizzare tutti i giri a venire in questo modo. Vedete? Così. Quindi procediamo, ci alziamo, lavoriamo, direi, questo giro più altri due o tre, poi adesso vediamo quanto viene alta e vi dico esattamente quanti ne ho fatti io, comunque direi circa altri tre giri in questo modo. Quindi procediamo così. Allora, guardate, alla fine ho realizzato 6 giri, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 giri di lavorazione. Adesso ho iniziato il settimo giro, dove però dobbiamo andare a fargli il motivo, diciamo, del passaggio, un piccolo dislivello qui dove ho evidenziato questi punti tra un marker e l'altro. Allora, innanzitutto sono andata a posizionarmi, vedete, i due marker a distanza di 8 punti, quindi 8 punti l'uno dall'altro, e qui proprio alla fine, prima dell'inizio della curva, quindi da un'estremità e dall'altra, 8 punti e 8 punti. Qui era il mio settimo giro che iniziava, l'ho iniziato. Quindi ho lavorato tutte le mie maglie basse fino ad arrivare qui, dove ho individuato le mie prime 8 maglie, che sono da questo punto fino al marker, e che andremo a lavorare in questo modo, facendo delle maglie bassissime anziché delle maglie basse. Quindi mi inserisco nel punto e vado a fare 8 maglie bassissime in questo modo. Vedete? Quindi prendo il filo e chiudo tutto. L'ultima tolgo il marker, vado a lavorare la mia ultima maglia bassissima in questo modo e poi mi inserisco nuovamente nei punti e torno a lavorare le mie maglie basse prese, diciamo, a spiga, come ho lavorato tutto il resto della lavorazione. Quindi vedete che qua mi si crea questo piccolo, diciamo, appallamento, ok? E che dobbiamo andare a ripetere dall'altro lato. Quindi adesso qui lavoreremo tutti i punti così come si presentano, come siamo soliti abituare, quando siamo arrivati qui dove ho di nuovo messo i marker, faremo di nuovo le maglie bassissime e poi arriveremo a completare il giro, ok? Quindi adesso riprendiamo a lavorare le maglie basse. In questo modo, vedete, sono arrivata dove avevo messo i marker, adesso li andiamo a togliere e andiamo di nuovo a lavorare le maglie bassissime in questo tratto. E voilà, da qui fino, diciamo, qui dove termina il mio giro, vado di nuovo a lavorare le maglie basse normali.
Arrivati quindi al termine di questo giro dove abbiamo lavorato, diciamo, questo piccolo dislivello, andiamo, diciamo, a chiudere il giro facendo una maglia bassissima e interrompiamo il lavoro. Perché? Perché dobbiamo andare a lavorare solo più alcuni giri. Che però partiranno da qua e arriveranno all'altra parte, quindi lavoreremo solo il dietro della nostra slitta. Quindi andiamo a inserirci un punto dopo il dislivello, quindi vedete che questo qui iniziano le mie maglie bassissime, questa è la mia prima maglia bassa, la salto, mi inserisco nella seconda maglia bassa che ho in questo modo e faccio una catenella. Mi inserisco nel punto e lavoro la mia prima maglia bassa. Voilà. Così. E lavoriamo una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare dall'altra parte a un punto prima del dislivello. Quindi lavoriamo fino dall'altra parte e poi vi faccio vedere come proseguire. Una volta arrivati dall'altro lato, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro lavorando. Arrivati dall'altro lato, stacchiamo il filo in questo modo. Ritorniamo da dove siamo iniziato, dove abbiamo iniziato. Facciamo la stessa cosa, saltiamo un punto, ci infiliamo in quello dopo. Prendo il filo, catenella e poi inizio lavorando i miei punti a maglia bassa, magari facciamo passare anche le codine, ecco, in questo modo. E faccio ancora un giro, l'ultimo giro che andiamo a fare. Quindi lavoriamo di nuovo i punti tutti così come si presentano fino ad arrivare dall'altro lato dove ci fermeremo di nuovo un punto prima. Ok? Poi vi faccio vedere come unire il tutto ed eliminare questi scalini. Una volta terminato anche questo secondo giro, io vado a cambiare colore e prendo la fettuccia in contrasto, ma altrimenti potete fare anche l'ultimo giro tutto di un colore solo, come volete voi. Magari se avete un avanzo di fettuccia o se invece preferite farla bicolore come me, potete tranquillamente provare. Allora, andiamo a fare l'ultimo giro di punto gambero. Andiamo a fare un punto gambero tutto attorno. Punto gambero cos'è? È semplicemente un giro di maglia bassa dove invece di lavorarla in questo senso come siamo soliti a lavorare, lo lavoriamo tornando indietro. Quindi invece di lavorare verso sinistra, lavoreremo verso destra tornando indietro. Mi inserisco qui nel primo punto. In questo modo e facciamo una catenella. Adesso punto nella maglia a fianco, estraggo il filo come se dovessi fare una maglia bassa e poi chiudo. E vedete che mi si fa questo punto torciglione, diciamo. Mi inserisco nel punto a fianco, estraggo il mio filo e lo chiudo facendo una classica maglia bassa, però vedete che man mano torno indietro. Semplicemente lo lavoro, si chiama gambero proprio perché lo lavoro nell'altro senso. Ma sono delle semplicissime maglie basse, quindi veramente, veramente facile. Anche per chi non ha mai fatto questo punto, anche se è abbastanza comune, quindi magari come rifinitura molti di voi lo conoscono. Vedete che vado a creare questo motivo qua tutto attorno. Una volta arrivati qui dove abbiamo gli scalini, semplicemente andiamo a puntare nel giro sottostante e di nuovo facciamo sempre punto gambero. Vedete che questo maschera molto lo scalino che non si nota più. Quindi di nuovo questo di nuovo sotto, puntiamo
così e facciamo punto gambero e vedete che viene tutto bello omogeneo in questo modo. Stessa cosa qui dove abbiamo fatto, diciamo, le maglie bassissime, il dislivello delle maglie bassissime. Anche qua andiamo a lavorare tutto punto gambero. E vedete che viene in questo modo, quindi procediamo al giro di bordatura tutto intorno e dopodiché abbiamo finito la nostra slitta e dobbiamo solo andargli a incollare i due pattini, diciamo, i due slittini. Per quello che riguarda le lame della nostra slitta andremo a mettere del vinavil tutto qua, tutto sui due incastri, tutto qui in mezzo e tutto sull'altro incastro. Mettiamo del vinavil, ok? Io lo incollo col vinavil, dopodiché si andrà a inserire qui negli appositi fori che sono stati predisposti per la base, quindi in questo modo vedete che aggancia dentro e lo dobbiamo tenere in posa un attimo che la colla faccia presa e si asciughi, ok? Mettiamo da una parte e dall'altra. Dopodiché la nostra slitta è finita e pronta a partire, piena di regali.